Venditalia 2024 continua. Siamo allo stand della Digisoft SPA, l'azienda di produzione soluzioni per il software a favore dei gestori italiani, e ci troviamo in compagnia di Guido Panigada, il responsabile commerciale Italia. Caro Guido, è un gran piacere ritrovarti dopo un po' di anni. Ed è un piacere mio e nostro di vederti sempre qui con noi. È sempre in giro, affaticato, di corsa. Affaticato perché fare tante interviste nel corso di 3 giorni e mezzo è davvero un'impresa, credimi. D'altra parte è una vera e propria sfida in funzione del fatto che è mio dovere etico e professionale andare a documentare tutte le novità che presentano i più grossi player, ma anche i più piccoli ancora un po' nascosti, a favore della distribuzione automatica. E voi cosa presentate quest'anno? Digisoft, come sempre, presenta novità, ma sempre con un occhio di riguardo al passato e al presente, per cui noi lavoriamo sul futuro, ma sempre consentendo ai nostri clienti di mantenere un grosso parco macchine installato che magari non è ancora all'ultimo grido e non è ancora dotato di tutte le nuove tecnologie di connessione di cui tanto stiamo parlando. Per cui in questa edizione particolare abbiamo tutta la suite Palmari Vega Touch, che si arricchisce con la gestione del magazzino, la gestione dell'officina e la gestione degli audit e della qualità. E questo è sicuramente una cosa molto importante, perché va a completare un'offerta che già avevamo lanciato gli anni scorsi con la parte, diciamo, più core di gestione dei rifornimenti. Da un'altra parte abbiamo presentiamo l'integrazione con Microsoft Power BI, che consente la creazione di dashboard meravigliosamente grafiche e iperstrutturate in 4x48, e questa è una cosa che ai gestori è molto gradita. E poi presentiamo tutta la parte di gestione della telemetria come Digisoft lo sa fare, per cui agnostica, riceviamo dati da qualunque sistema di telemetria, che tiene conto anche delle macchine che non hanno telemetria, integrate in un unico sistema che permette di gestire stock in real time, pre-kitting, pre-kitting sul furgone, pre-kitting a magazzino, giro dinamico, prioritizzazione delle chiamate, eccetera, in un unico armonico sistema, in modo da ridurre come sempre i costi e cercare di essere il più performante possibile sul territorio. Ricordiamo che già ben 20 anni fa voi andavate a realizzare la telemetria. È una cosa che in pochi sanno, solo pochissimi addetti ai lavori con la memoria storica. Ah, questo è incredibile. Abbiamo trovato un video che abbiamo qua in fiera, risalente al 2004, di una presentazione fatta dei servizi Digisoft in EVA a Praga. In questo video abbiamo una macchina con installato un sistema rudimentale di telemetria e abbiamo i dispositivi mobile che ricevono le chiamate, guidano l'operatore verso il punto vendita per chiudere poi la chiamata direttamente davanti al cliente. Stiamo parlando del 2004 e i dispositivi erano gli Psion Workabout. Questo è imbarazzante, ma abbiamo questo video, peraltro io facevo pure l'attore. Fantastico. Io impazzisco in questo caso, perché ricordo bene ancora quei tempi, diciamo, ne sono stato un po' protagonista anche io avendo utilizzato il vostro software, ma ricordo quel filmato, ricordo i Psion grigi con, esatto, i tasti gialli, esatto, che facevano parte del corredo per gli operatori addetti al rifornimento. Per cui siamo alla memoria storica di questo settore ed è sempre bello proporre qualcosa, ma ripeto, Digisoft come caratteristica non butta mai via niente del lavoro fatto prima, per cui questo consente al gestore moderno di gestire macchine all'ultimo grido con i touchscreen, la telemetria real time, le app eccetera, ma anche macchine ancora gestite a contatore, e questo nello stesso software e con le stesse procedure operative. Diciamo a questo punto che però, quando ci rivedremo tra 2 anni a Venditalia 2026, avrete delle belle sorprese da poter presentare. Allora, la sorpresa più grande di tutte: stiamo riscrivendo tutti i nostri applicativi con gli ultimi ritrovati, gli ultimi sistemi informatici cloud, per cui vedrete sicuramente già qualcosa nella prossima edizione di Venditalia del nuovo Vega, che sarà
basato sull'intelligenza artificiale, basato sul cloud, completamente scalabile e decisamente, decisamente performante. Ne vedremo delle belle. E noi su vendingnews.it e la rivista Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, ne parleremo in anteprima e ve ne daremo conto. Guido, grazie per il contributo. Immenso piacere, grazie a te e arrivederci a tutti.